Il mio nome è Ramona, voglio condividere con voi la mia storia. Sono romena e sono venuta in Italia 5 anni fa per una vacanza, ma sono rimasta per tutta la vita per colpa di mamma, tra le virgolette. All'inizio non sapevo parlare, non potevo chiedere nemmeno un bicchiere d'acqua, ero proprio disperata. Ho iniziato a lavorare in vari posti per poter imparare la lingua. L'ultimo mio posto di lavoro è stato in un resort, perfezionando la lingua italiana. Poi ho pensato di iscrivermi all'Università di Foggia per la seconda laurea, avendo già una laurea in giurisprudenza nel mio paese. Quindi 3 anni fa mi sono iscritta a Scienze Investigative. Era un grande problema perché non è che era facile studiare in una lingua che non è la tua. Ricordo che il mio primo esame fu l'esame di diritto costituzionale. Ho iniziato lo studio con l'aiuto di un piccolo dizionario cercando di capire le parole sconosciute da YouTube, da Google Translate e così via, dando l'ordine al mio cervello di non pensare più nella mia lingua, giorno per giorno, fino a quando sono riuscita a superare non solo un esame, ma mi sono proprio laureata questo anno a maggio. Contemporaneamente con l'università seguivo anche i corsi dell'Istituto di Grafologia Moretti. Nonostante il fatto che studiavo, ma anche lavoravo traduttore e interprete nelle udienze penali del Tribunale di Foggia, è stato molto difficile, ma alla fine ci sono proprio riuscita. Sono felice del mio traguardo raggiunto, quindi volere è potere. Ma la cosa più bella è stato l'incontro online seguendo il corso di inglese B2 con una persona proprio meravigliosa che riesce proprio a trasmettere il suo amore e la sua professionalità per il suo mestiere. Con la professoressa di madrelingua inglese, quella sei tu, Karime. Non potrò mai ringraziarti per il tuo modo di essere, per il tuo modo di trasmettere e di condividere il tuo sapere in una maniera molto piacevole. Thank you.